Tre vittorie in altrettante partite per guardare tutti dall'alto nella classifica del girone I del Ravenna Top Cup 2022. Il Camaro affronta adesso i giovani Krios formazione tarantina per garantirsi l'accesso ai sedicesimi di finale col conforto della matematica e ovviamente del primo posto. Si parte col film del primo tempo, dopo due minuti Pipitone in mezzo c'è la girata da parte di Dugo Mancino al volo, il portiere tocca solamente ma non può nulla, 1-0 del Camaro e gara che sembra iniziare in discesa per i neroverdi, ma i pugliesi non stanno a guardare, reagiscono immediatamente. Nono di gioco, cross dalla destra, un paio di interventi a vuoto, poi c'è un tocco di Cafà in area di rigore sull'avversario per il direttore di gara e massima punizione, il calcio di rigore con cui i giovani Krios possono subito pareggiare la contesa. La mazza in porta, la rincorsa e il pallone che finisce fuori, si salva dunque il Camaro, ma ancora i giovani Krios che provano a bussare alla porta neroverde con un calcio d'angolo al limite dell'area, la conclusione che lambisce il palo. Le emozioni si susseguono da una parte e dall'altra. Aquilo Verde ruba il pallone, lungolinea per Castorina, il lancio per Da Silva, salta nettamente l'avversario, Da Silva tu per tu col portiere, anche in questo caso la mira lascia desiderare e il risultato rimane in bilico. L'ottimo scelta qui al lancio ancora per Da Silva al limite dell'area, tenta il contrasto un calciatore dei giovani Krios, il pallone finisce a Licciardi, passa in mezzo a due, strepitoso la parata dell'estremo difensore dei tarantini che nega il 2-0 al numero 10 del Camaro. Poi Giustiniano in area di rigore, uno contro uno, destro sporcato dal portiere sulla traversa. Ancora una volta il Camaro va vicino al gol del 2-0, ma termina così il primo tempo. Decide fin qui il gol realizzato dopo 5 minuti da Dugo. Camaro arrembante, inizio ripresa. Lo Verde recupera un altro pallone, mette in mezzo sul secondo palo. Giustiniano cerca la conclusione, il portiere però risponde presente, è un Camaro più positivo e più propositivo nella seconda parte di gara, ma sempre attenzione ai giovani Krios, qui serve la mazza per sventare la chance della formazione in maglia gialla. In contropiede il Camaro con Castorina che va a servire lo Verde, c'è spazio sulla sinistra, se lo prende tutto, poi serve il corridoio per Da Silva, è il terzo gol in 4 partite per il centravanti del Camaro che presumibilmente chiude definitivamente la contesa con i giovani Krios. C'è ancora però da vedere perché la formazione avversaria non si arrende, cerca nel finale di frazione di trovare quantomeno una rete, ma il pallone finisce alto sopra la traversa. Il Camaro invece trova, o meglio troverebbe, il tris tutto annullato per posizione di fuori gioco, poi il triplice fischio, quarta vittoria in 4 partite per la compagine nero-verde che si qualifica da prima in classifica del girone I ai sedicesimi di finale.